E ora un tuffo nel mare verde di Bali. Terminata la nostra visita alla foresta sacra delle scimmie a Ubud, il percorso si snoda all'interno di una vegetazione lussureggiante e dalla grande varietà di piante e fiori, tra colline e alture spesso avvolte da fitta nebbia che poi, improvvisamente, dirada lasciando spazio a paesaggi da cartolina. A farla da padrona le risaie, o disposte su piccoli appezzamenti di terreno, o nella classica conformazione a terrazza, ingegnosa struttura praticata da 3.000 anni per sfruttare appieno le irregolarità del terreno e per estendere così le coltivazioni anche sui fianchi delle alture. Sì, perché il riso, alla base dell'alimentazione balinese, con l'aumentare della popolazione, richiede spazi sempre nuovi dove essere coltivato. Poi, nella foresta sempre più fitta, una sorpresa con un aspetto mondano. Questa piccola piantagione è un esempio riuscito di una coltivazione particolare. Qui, e altrove a Bali, viene coltivato il Kopi Luwak, una bevanda simile al caffè, ma con un retrogusto quasi di cioccolato. Il Kopi Luwak è ottenuto dai chicchi di piante di caffè, come l'arabica e la robusta, ingoiati, parzialmente digeriti e passati tra le feci dello zibetto delle palme, un piccolo roditore diffuso nel sud-est asiatico. Un caffè apprezzato da palati fini, da consumatori importanti, ad iniziare da Obama e Trump, sicuramente benestanti, dato che una tazzina può arrivare a quasi 50 euro. Dopo l'assaggio del Kopi Luwak, che ovviamente a Bali costa molto meno, eccoci pronti per un altro spettacolo della natura. Imponenti cascate spiccano in uno scenario di suggestiva bellezza e soprattutto di non facile raggiungimento, anche se le nostre inviate, Giulia e Virginia, più agili e disinvolte di Lara Croft, non mostrano alcuna esitazione e si godono appieno il grandioso panorama.